Buonasera, grazie mille. Allora, grazie di essere qua, di essere venuti. Chissà come ho speranza di vedere, sempre me, sempre la mia vita, sempre quella. Poi cosa vi posso dire? Lei mi ha fatto questo regalo, adesso ci voglio... al mio sistema nervoso per essere arrivata in fondo. Per favore. Ma se è il mio, non per me. Allora, io sono molto felice di essere in questo teatro, perché questo teatro si chiama Streller, e che anche Giorgio non se l'è potuto godere, devo dire, proprio per no. Però io sono nata due volte, una volta dai miei genitori, come normale, no? E un'altra volta sono nata al piccolo, perché sono diventata un'altra persona. Io ero una ragazza borghese, di una famiglia borghese, per bene, così per bene, insomma. Sì, per me, più o meno per bene. E che mi hanno mandato in collegio a 12 anni, sono uscita a 18 e sono arrivata a Milano, non sapevo più cosa fare. Cosa devo fare io? Cosa faccio? Ma vai al piccolo, fai l'attrice, ma va. E così mi sono trovata al piccolo, piccolo oggi, piccolo domani, piccolo dopodomani, piccolo sempre al piccolo. Ero sempre praticamente al piccolo. Vivevo al piccolo, mangiavo al piccolo, stavo sempre al piccolo. Ma questo mi ha dato tantissimo, perché ho imparato tante cose. Comunque, quando sono... non sapevo più cosa fare di me, Streller compreso, cioè cosa facciamo fare a questa ragazza, la facciamo diventare cantante della Mala. La cantante della Mala è un'invenzione di Giorgio, che lui, siccome non c'erano canzoni popolari interessanti, ha chiamato Foi, Annacci, lui stesso, insomma era tutto un mondo straordinario. Allora questa sera vi canterò due canzoni della Mala, perché è così che sono nata, al piccolo qui, allo Streller grande, che è diventato grande, e ho invitato Paolino Iannacci, che è figlio di Iannacci. A parte essere un grandissimo musicista, questa non è una bella parte di... dentro di sé una parte di quegli anni meravigliosi, bellissimi, in cui Milano era stupenda, in cui Milano, il centro della cultura era, ecco, era il piccolo era il centro della cultura. Pieno, quante defezioni. Alle 8 mi hanno chiamato ancora, ma cosa, come faccio, dove devo venire? Oh, sono 10 giorni che mi abbiamo chiamato, insomma. Paolino, prego. Allora, ecco. Sì, la cravatta. Allora, la prima canzone che Streller ha scritto è Mami. Mami. Mm-hmm.